Buonasera amici di Rugby House, la settimana santa per noi è questa, Pasqua forse anche, però c'è il derby, per cui iniziamo un po' a celebrare quelle che sono le festività ed è la festa del rugby che arriva subito dopo la bella vittoria in casa della Femmice Z Rugby Rovigo Delta con Calvisano, partita super rugby si dice. Beh, analizzeremo oggi questo ma andremo anche ad entrare nel vivo di questo derby numero 169, Rovigo-Petrarca. Chi poteva invitare se non Andrea Menitipolito? Ciao Manny, benvenuto. Ciao, ciao a tutti, buonasera. E poi, nell'ultimo periodo, sta frequentando il Battaglini, l'avete forse letto, un amico del Rugby Rovigo, un grande ex allenatore rossoblu, con cui c'è un legame speciale e non potevamo farci sfuggire questa occasione. Bentornato Pippo Frati. Grazie Andrea, grazie per l'invito. Saluto a tutti gli amici a casa. Allora, Manny, vittoria con Calvisano. Bene, molto. Bene, bene, sicuramente bene, ci sono cose da migliorare, in primis vogliamo cercare di sistemare la difesa che sicuramente per la fine del campionato sarà un aspetto fondamentale sul quale lavorare. Abbiamo avuto conferme importanti per quello che è il lavoro che stiamo facendo in attacco ormai da qualche mese, avevamo fatto un po' fatica magari in altre uscite ma in questa partita si sono visti i frutti, quindi bene soprattutto dal punto di vista del risultato. Bene anche per dei nuovi spunti sui quali sappiamo di dover lavorare per la fine del campionato. Ecco Pippo, in questo momento in cui diciamo col CUS Milano sei un po' in stand-by, no? Per la nota pandemia, ancora una visione in terza persona di quello che accade ti aiuta a capire ancora di più quello che succede. Per cui cosa è successo sabato? Sabato penso che sia stata una partita giocata bene da entrambe le squadre, con una voglia di giocare. C'è da dire che stiamo entrando in un periodo in cui i campi asciutti favoriscono magari un certo tipo di rugby e penso che Rovigo, conoscendo bene Umberto, sia una delle squadre che trarrà più giovamento da queste condizioni meteo che andremo a trovare. E, mi è piaciuta la partita perché è stata giocata secondo me in modo tattico molto intelligente da entrambe le squadre. Nel primo tempo con il vento a favore Calvisano ha utilizzato molto il piede mettendo magari in difficoltà Rovigo nella copertura dietro. Le loro tre mete praticamente nascono da tre calci. E Rovigo invece mi è piaciuto tanto perché a controvento comunque ha giocato un po' meno al piede tenendo palla in mano ma riuscendo ad alzare tantissimo il ritmo e mettendo tanta pressione alla difesa del Calvisano. Ecco, e parlando di difese, sicuramente Manny ha ragione perché comunque 35 punti sono tanti subiti, ma dovendo scegliere sarei più preoccupato se fossi allenatore del Calvisano parlando di difesa rispetto a Rovigo, perché comunque ripeto, Rovigo è stato messo in difficoltà dal gioco al piede, ma quando ha dovuto difendere nell'uno contro uno a livello di sistema e tutto direi che è andato bene. Ecco. Manny, tu hai la meta decisiva praticamente, no? Del match, un'azione che insomma hai attaccato la linea, hai rotto il placcaggio, sei andato oltre, meglio di così non si poteva. Esatto, tipica del mio modo di giocare. No, sì, era una mischia comunque a ridosso dei 22, quindi mancavano 5 minuti alla fine, quindi sapevamo di voler in qualche modo portare a casa punti. Conosciamo anche Calvisano, conosciamo le squadre di Guidi, e sappiamo che solitamente sono squadre che mettono una grande pressione in difesa, quindi avevamo pensato, comunque preferito a giocare abbastanza chiusi, abbastanza stretti e pensare magari a mantenere il possesso e costruire fasi per portare a casa dei punti. E è andata bene che si sia aperto quello spazio e che poi sia stata la meta decisiva per chiudere la partita a 3 minuti dalla fine praticamente. Tipo l'opzione Griffa 9 premia abbastanza spesso, no? La possibilità di avere un giocatore del genere quel ruolo. Sì, lo ricordo già ai tempi dei Medicei, era un giocatore molto bravo a giocare dalla base, ha delle ottime mani e appunto sì, un mediano di mischia aggiunto. Puoi variare il gioco, puoi fingere di attaccare con la corsa del 9 a destra per giocare a sinistra, viceversa, ci può allargare il 9 a sinistra e giocare a destra con le mani di Griff. È veramente un giocatore, sì, un bel giocatore. Ecco, in sede di presentazione del match, ovviamente Rovigo Calvisano molto spesso si definisce insomma, un match tirato in cui le fonti di gioco rappresenteranno insomma, probabilmente la chiave. Non è stato proprio così nel match di sabato, no? No, non è stato così perché c'è stato grande equilibrio. Sappiamo ovviamente Calvisano,
gli ex rossoblù di Calvisano in primis, D'Amico e Brugnara sono davvero forti lì davanti e sappiamo che ci avrebbero messo in difficoltà durante tutta la partita. Anche Latuscio siamo stati bravi noi, penso, anche a metterli in difficoltà, da qui è nata la meta di Edo Lubian, ad esempio, dal lancio sbagliato e dalla pressione che abbiamo messo al lancio. Però sì, in linea generale magari non sono stati aspetti così determinanti, nel senso che è stato abbastanza in equilibrio. Sicuramente il gioco generale, il gioco al piede, come ha detto Pippo prima, ha fatto la differenza nel portare a casa punti o meno, o subirne. Però sì, sicuramente c'è da dire che le fasi di conquista da adesso in avanti saranno sempre più importanti, soprattutto nelle partite in cui, insomma, gli episodi possono decidere, insomma, le sorti di una partita. Ecco, Pippo, sei d'accordo con Manny che nell'andare avanti probabilmente ci sarà un po' più di gioco conservativo, meno rischi, oppure un approccio come quello del Rovigo, che è comunque aperto, comunque con la volontà di giocare, si manterrà o potrà riprendere magari i canoni di qualche mese fa, magari la stagione scorsa, insomma. Beh, no, penso che dalla prossima partita contro Petrarca, le fasi statiche e comunque questo tipo di gioco bisognerà aspettarselo da parte del Petrarca, anche perché comunque è un tipo di gioco che sta pagando, è l'unica squadra in battuta del campionato, ha vinto tutte le partite, a parte il pareggio di Calvisano, e quindi sì, una squadra, il Petrarca, che costruisce tanto partendo dalla difesa, è una squadra che magari non gli piace tanto giocare. Calcia aspettando l'errore dell'avversario, che può essere magari un passaggio davanti piuttosto che un calcio di punizione. Hanno questo Lyle che comunque è molto molto preciso al piede, un giocatore molto consistente. E detto questo, tornando alla tua domanda, logicamente sì, soprattutto poi quando si avvicinano i playoff, quando inizieranno i playoff. Le fasi statiche nel campionato italiano sono sempre state, è sempre stato un qualcosa che ha fatto la differenza. Io più di altri posso testimoniarlo. Detto questo, appunto, seguendo Rovigo un po' negli ultimi tempi, penso che stia facendo un lavoro veramente enorme con Giazze e con Bado. Ho avuto anche la fortuna di assistere ad alcuni meeting, sono veramente molto precisi nel dare le indicazioni e le consegne ai giocatori e penso che insomma, i frutti poi si stanno vedendo. Ecco, Manny, con Calvisano, forse la vittoria forse più importante in questo momento. Dicevamo anche che oltre al risultato, il risultato che a livello di classifica non avrebbe cambiato tantissimo, serviva una vittoria per la confidenza, per la fiducia. Questa confidenza è arrivata i primi giorni della settimana, questa che stiamo vivendo, hanno avuto un sapore diverso? Importante perché arrivava in un momento un po' particolare del nostro percorso, nel senso che nell'ultimo mese abbiamo giocato un po' a ritmo spezzettato, siamo stati fermi, ci sono stati recuperi, abbiamo giocato 2 volte con la Lazio, che per quanto ci abbiamo messo in difficoltà in alcuni frangenti, insomma, sono partite che siamo riusciti a dominare. Quindi questa partita con Calvisano era un po' un test, era un po' una prova per vedere a che punto siamo e su cosa dobbiamo poi lavorare, veramente concentrarci per quello che è il rush finale. E determinate risposte che abbiamo avuto, insomma, ci hanno dato un buon feeling per quello che è adesso, per quelli che sono adesso gli ultimi mesi da giocare, insomma, della stagione. Pippo, questo è un Calvisano che probabilmente darà il meglio di sé durante i playoff, quando insomma riprenderà i giocatori in nazionale, quando magari qualche assenza rientrerà. Sembra un Calvisano che, nonostante il carattere dimostrato col Petrarca, non ha ancora messo sul piatto tutta la propria potenzialità. Sì, non ho seguito tutte le partite giocate a questo Calvisano, però i risultati sono lì a dimostrarli. Penso fosse la quarta sconfitta, ecco, Calvisano penso non perdesse 4 partite in un campionato, non so, da 15 anni. E soprattutto il Calvisano di Guidi, quando è stata la guida nei 2 anni che ha vinto lo scudetto, sono state rare le partite perse. E sì, questi Zambonin, Tulla, Mori, io me lo aspetterei in caso di playoff, ecco, farei conti su un Calvisano con Mori. L'assenza di Vunisa, secondo me, è un'assenza che magari potrebbe aver pesato
però sappiamo che le assenze fanno parte di questo sport e non è detto che rientrano questi, ma non ne mancheranno, non ne mancheranno altri. Però sì, sono sicuro che Calvisano c'è da aspettarsi il meglio quando arriveranno le gare decisive dei playoff, e come sappiamo, insomma, è un campionato a sé. Purtroppo non conta tutto quello fatto durante l'anno, se no magari giocare in casa la prima partita o meno, ecco. Quindi sì, Calvisano, ma penso anche a Reggio, che comunque anche Reggio ha affrontato le ultime partite con l'assenza di Lucio Rodriguez, che penso che sia l'assenza più pesante che possa avere questa squadra. E ritrovandolo, anche Reggio sarà una squadra pericolosa, vabbè, come tutte le altre. Però penso che quest'anno saranno molto molto equilibrate come partite, e non vedo una favorita come magari poteva esserci negli altri anni, oppure due favorite. Tutte e quattro possono dire la loro, e appunto le assenze magari avranno un ruolo importante per definire chi alla fine vincerà lo scudetto. Facciamo una cosa, andiamo a vedere la vittoria della FMCZ Rugby Rovigo Delta contro il Calvisano, poi rientriamo perché è la settimana santa. Tutto pronto qui al Battaglini, per questo 14° turno del Peroni Top 10 tra FMCZ Rugby Rovigo Delta, alla destra dei vostri teleschermi, e il Kawasaki Calvisano Kickoff. Calvisano, Nicotera, Lancio, La Pesa, Ruggeri, pronto, Trussardi, via che si va con Matteo Ferro, ancora Bolkeren, ancora a guadagnare metri, si prende la linea del vantaggio, Trussardi sul piede avanzante, Lubo Valontianda, ci pensa Michael Van Vuren, c'è un vantaggio per Rovigo, vediamo come la gioca, con il primo ricevitore in piedi Luca Borin, che prova a mettere la palla a disposizione, fare quei centimetri interessanti per aiutare ancora i propri compagni a gestire il pallone lì stretto, arriva Moscardi, un pop per Diego Antal, cerca l'offload, perde il pallone, Andrea Minetti, Polito non riesce. Il risultato qui allo stadio Mario Battaglini, parte il numero 10 rosso-blu, non infila l'H, per cui Ugo dalla piazzola centrale sembra ben indirizzato, bandierine su, quindi c'è ancora ridotta, lancio che non arriva a destinazione, Calvisano che può utilizzare questa palla con De Santis, un setup centrale a 7-8 metri dalla linea di meta, e Rovigo che spreca una palla importante, troppo importante, con Casolari. Rovigo mette le mani, c'è un vantaggio però. Giocata gratuita, semenzato fuori Van Furen alla percussione, ricacciato indietro, si tira giù la saracinesca, altra possibilità. Ugo, vediamo il kick dietro per la corsa di Simone Ragusi, la meta del Kawasaki Calvisano che gli viene concessa dalla squadra avversaria. Infila l'H Ugo, per cui 10-0 il 21enne flanker. Il kick e la corsa di Massimo Cioffi, rimbalzo potrebbe aiutare Massimo Cioffi. Vediamo cosa riesce in qualche maniera a gestire il pallone. Trussardi. Fuori il pallone. È la meta di Diego Antel. No, è la meta numero 2 in stagione per Andrea Bacchetti. Dritte in mezzo ai pali. 35. Con i successivi 2 punti Andrea Minetti Ippolito. Ma anche Vian. Si va su Luba Valontianda. A richiamare Gnecchi. Adesso possono entrare. Adesso possono entrare, arrivano la spinta di Rovigo che prova ad andare oltre e ci arriva con Edoardo Lubian. Pieno di gente, una grande festa del rugby. Andrea Minetti Ippolito la trasformazione. Non entra. 28 sul cronometro. Rovigo che nell'ultima parte del primo tempo sta prendendo un po' piede da questo punto di vista con i pick and go, con dei lavori assistiti, il lavoro degli avanti. Adesso ci provano ancora. È la meta della FMCZ Rugby Rovigo Delta. In questo match arrivano le conferme da parte dei guardialini 19-10 quando siamo al litigio un po' e il possesso. Bravo Bronzini, ancora il Calvisano che è un'altra opportunità. Palla con Ugo fuori direttamente al largo, possibilità per Calvisano, la meta arriva da parte di accorcia Calvisano 19-15. Ugo dice no, sono 19-17, nel senso il pareggio in più di Calvisano. Rovigo va a contendere ancora, Diego Antl la legge subito, riesce ad andare, c'è il sostegno di Edoardo Lubian innescato in questo momento, c'è ancora Diego Antl che potrebbe prendere, Edo Lubian cambia l'angolo e si porta dentro la linea di meta in mezzo ai pali per la meta numero 4 della FMCZ Rugby Rovigo Delta. Andrea Minetti Ippolito porta altri 2 punti, adesso Rovigo mette pressione, semenzato per Mazza, primo ricevitore, la corsa dell'Emiliano, riesce
a tagliare la possibilità di placcaggio da parte di Diego Antri. Il kick arriva per Bronzini, la meta di Andrea Bronzini, giocatore dell'anno. Palo buono Morelli, il lavoro nel breakdown a Isecor, il bresciano 21enne, e adesso la ricezione di Casolari che arriva a sostegno. C'è un buon guadagno da parte del, per cui la volontà di giocare. Andrea Ippolito dalla piazzola alta sulle bandierine per il kicker sudafricano. Il calcio sembra ben indirizzato. Schalke è il nome. Il piede è quello destro. Il calcio. E in mezzo i pali. Sudafricano. Adesso Isecor. Palla persa. Vian potrebbe giocarla. Prova lui a guadagnare qualche centimetro. Sale a difesa calvina. Molto attenti in questa fase. C'è un vantaggio per Rovigo. C'è un vantaggio per Rovigo. Placcaggio alto. Vediamo Trussardi. Gabriele Venditti. Andrea Meniti Ippolito invece in fila l'H. Isecor presenta il pallone, adesso il drive. Altro vantaggio Rovigo. Cerca di far cadere il raggruppamento. Ancora Isecor, il 21enne Calvino, e va oltre la quarta meta del Calvisano. Nel frattempo vediamo la conversione di Ugo. Su, sollecitato l'ex giocatore dei Medici subito a fare l'autoscontro. Buon avanzamento, 10 metri. Rallenta. La rincorsa alla potenza potrebbe esserci. La direzione pure. Da colla Lazio per il team di Gianluca Guidi. Ottima presa di Ruggeri. Non semplice. Un loop fuori gioco da parte del Calvisano. Andrea Meniti Ippolito. Pare uscita in maniera interessante. La potenza c'era. La direzione no. A disposizione di Karel Griff, che parte con Andrea Meniti Ippolito. Prova ad attaccare lui. Resta in piedi Andrea Meniti Ippolito. Accelera Andrea Meniti Ippolito. La corsa verso la meta numero 5 della FMCZ Rugby Rovigo Delta. Quest'ultimo atto, quell'ultimo atto 2018, praticamente incerottato. Dopo le semifinali con il rosso blu. In fila l'H Andrea Meniti Ippolito, per cui palla fuori, Meniti calcia, out, la FMCZ Rugby Rovigo Delta bissa la vittoria dell'andata. Dopo il 13-17 del novembre scorso arriva anche la vittoria per 42-35 nel ritorno, per cui si vede che Calvisano ha studiato bene la difesa del Rovigo. In questo caso l'ala chiusa del Rovigo va a difendere nella linea difensiva e il mediano Imischia rimane da solo dalla parte chiusa. Hanno usato il calcetto per giocare dietro la linea difensiva. Di nuovo qua trovano spazio dietro e mettono pressione sul Rovigo. Sicuramente questa era la strategia di tutta la partita e sono stato premiato con due mete nella stessa zona, sempre dietro l'ala sinistra e l'estremo. Come vediamo anche in questo caso qua, la seconda meta, sempre in quella zona lì. Di nuovo è venuto fuori l'errore che fa Rovigo nella difesa, la linea non è ben formato, ci sono giocatori che sparano e altri che rimangono indietro e lasciano buchi dappertutto. Dalla parte di Rovigo anche Ante ha dimostrato di avere una buona visione di gioco, ha visto che manca l'ala chiusa dietro, si è messo a primo ricevitore, calcetto dietro, trovato spazio e una bella meta di Rovigo, prima meta. Questa domenica Antel ha dimostrato di nuovo quanto è importante per questa squadra. Qua un'altra iniziativa sua, vedi spazio largo, calcetto largo e Rovigo gioca da lì e da questo è venuto un altro meta. Sui primi 4 mete, 3 mete era quella di Anto, quella che ha creato lui. Qua sua ultima iniziativa ha anticipato quella che succederà, era subito là per tirare sulla palla, cerca sostegno e un altro meta per Rovigo. È un giocatore molto importante per questa squadra in questo momento. Vabbè, partenza così fuori dagli schemi. Questa è bella. Si sta discutendo del fatto che Pippo Fratti è uno dei coach del Rovigo con meno sconfitte col Petrarca. Quante ne persi? Una. E la colpa di chi era? Non si può dire. Però no, non ho detto la colpa, però aveva sicuramente influito in quella sconfitta una percentuale dalla piazzola di Stefan anomala. E mi ricordo che in quella settimana Nas Botta venne al campo a dargli consigli su come mettere la palla, su come prendere la rincorsa.
cioè a Bassoan. E Stefano purtroppo non ebbe una giornata felice nell'unica sconfitta. Sì, È andato in confusione. sì, 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 sì. Di la tua, dai. Calcio 76esimo. Tuo. Mio, sì, al babysitter. Ok, qui è finita. Ci vediamo la settimana prossima, poi parliamo settimana stata. Ah, no, ma è redento l'uomo, può farlo, bene. Allora, a parte gli scherzi, Manny, è ovvio che insomma è una partita particolare. Andiamo a sfidare i primi, andiamo a sfidare un nuovo corso anche del Petrarca che è cominciato qualche tempo fa. Come la stai vivendo? Bene, serenamente. Sappiamo che anche questa settimana è un test importante perché abbiamo giocato col Petrarca ormai ad inizio stagione praticamente. Entrambe le squadre sono cambiate, loro hanno preso molta consapevolezza da quello che è, come parlava prima Pippo, il loro modo di giocare, quelle che sono le loro certezze, sono molto consistenti e molto cinici. Concedono poco gli avversari, si prendono pochi rischi. E sono davvero bravi a concretizzare le occasioni che hanno, che sia andare a punti per i pali, che sia andare in meta. E sarà importante per noi essere presenti nei loro punti di forza e comunque cercare di impostare quello che è il nostro gioco, cercare di avere il controllo della partita e metterli in difficoltà facendo quello che facciamo di solito. Pippo, il tuo riguardo tecnico, che ormai insomma le tue clip sono seguitissime, copiate anche forse. Diciamo citate, dai, citate, copiate, copiate bene. Citate, manca il cheat però Citate, alla fine. vabbè, si era dimenticato. No, ha già detto tutto Andrea, è una partita penso in cui sì, il risultato conterà fino a lì per la classifica, perché penso sia difficile per il Rovigo pensare di arrivare primo, però magari in chiave playoff, a livello mentale soprattutto, potrebbe darti magari qualche vantaggio. Mettere qualche granello di sabbia adesso negli ingranaggi ormai rodati e perfetti del Petrarca Padova, sai, non sai poi quello che potrà succedere nelle prossime partite per loro, proprio a livello mentale. Guarda, sai che se riuscisse Rovigo a tenere bene nelle fasi statiche, perché a livello di mischia chiusa Petrarca è molto molto performante, e a mettergli qualche dubbio in quello che è il loro punto di forza, che è la difesa, si vedrà sicuramente una bella partita, e Rovigo penso che avrà le sue chance di portare a casa il risultato. E penso che dovrebbe fare più o meno quello che è successo con Calvisano, riuscire a entrare nel ritmo, a tenere il ritmo alto, a costringere magari il Petrarca a concedere qualche fallo, perché alzando il ritmo ovviamente l'unica cosa che potrebbe fare è magari cercare di rallentare l'uscita del pallone, magari commettendo qualche penalità, e lì poi la partita insomma si farà lì, ecco, si farà lì. Parlando con un nostro amico, insomma, che da anni fa parte dello staff di Rugby House, ovvero Simone Varroto del Mattino, diceva che per lui è 50-50. Allora, visto che Simone lo conosci, l'ambiente lo conosci, secondo te è così veramente? A qualsiasi derby è Ah, 50-50. ok, va bene. No, indipendentemente anche dalle posizioni in classifica, come poteva essere qualche anno fa, in cui il Rovigo era più attrezzato come squadra, probabilmente, e aveva una percentuale di successi maggiore in quelli che erano i derby che io ho vissuto in prima persona dall'altra parte, perdendoli. Ma è un po' una partita a sé, davvero, in cui magari il singolo episodio può cambiare le sorti della partita, può cambiare il risultato. Quindi, indipendentemente dalla forma delle squadre e dalle consapevolezze delle squadre, può davvero finire in un modo o nell'altro. Oltretutto, loro sono in un buon momento, ma anche noi siamo fiduciosi e sappiamo di poter dire la nostra, quindi davvero è una partita aperta. Pippo, nell'arco di una stagione è ovvio che ogni squadra ha un momento un po' di impasse, un po' di crisi, sembra che questo Petrarca in realtà non l'abbia mai avuto ancora. Quest'anno no, in effetti no, è stato veramente un rullo compressore, perché comunque ha battuto tutti. La stessa partita che ha pareggiato a Calvisano, non voglio dire che l'abbia buttata via nel finale, ma era sopra di 10 quando mancavano meno di 10 minuti alla fine, Con quindi un uomo in anche più, tra l'altro. esatto, dopo con l'espulsione di Unisa. Quindi
Era un'altra partita che poteva tranquillamente portare a casa allungando a 13 o 14, quelle sono le vittorie consecutive. C'è da dire quindi, insomma, da tifoso del Rovigo, insomma, speriamo che arrivi questo momento no, in questo periodo della stagione, magari vada avanti anche durante i playoff. Ecco, iniziano ad uscire qualche pensiero in casa Petrarca sulla stanchezza di questa squadra, perché ovviamente avendo saltato tutta la prima parte, o gran parte della prima parte per i problemi che insomma, sappiamo, sta giocando in maniera abbastanza insomma, cadenzata e regolare e rispetto agli altri forse iniziano ad avere un po' più di stress da questo punto di vista. Hai la percezione che questo possa essere o fa parte del classico approccio petrarchino No, alle può sfide? essere magari per alcuni uomini chiave che sono fondamentali per la squadra del Petrarca. Penso a Tebaldi, penso a Trotta, penso a questo tipo di giocatori. Lo stesso Lyle, che credo abbia fatto 20 minuti in panchina, per il resto le giocate tutte, era titolare, tutte 80 minuti. Quindi quello può anche essere. Certo è che. Quando alla fine ti trovi le battute finali di questo campionato, le energie le trovi. Le energie le trovi, cerchi di essere presente il più possibile, l'entusiasmo che ti porta a vivere il finale di campionato ti fa un po' passare in secondo piano quella che può essere questo tipo di stanchezza, ecco. Sì, perché si parlava di minutaggio, parallelamente si diceva di quanto fosse ampia la rosa del Petrarca, no? Per cui insomma c'era Oltretutto, certo. qualcosa che. Infatti, avrei parlato di questo. Comunque il Petrarca quest'anno ha allestito una squadra in cui praticamente hanno due giocatori per ogni ruolo, due giocatori veramente di qualità. Però ha detto bene Andrea perché hanno alcuni uomini chiave che hanno veramente giocato tanto. Però sono anche ruoli, quello del milione di mischia, quello dell'estremo in cui non c'è una grandissima usura. E secondo me, nell'anno dello scudetto, Andrea Marcato, il vero capolavoro lo fece nella rotazione che aveva dato la squadra. Non so, poi tu magari. No, è vero, abbiamo avuto, E diciamo, siamo arrivati alla siete arrivati alla fine finale con tutta la rosa completa, mi ricordo. con Una tutta la, roba esatto, con tutta la rosa che completa. mi colpì proprio in occasione di quello scudetto, al di là, vabbè, la grande difesa, tutto quello che aveva portato ad arrivare ai playoff, però c'erano arrivati con veramente tutti gli effettivi abili e arruolati, praticamente senza infortuni. E aveva, secondo me, veramente gestito alla grandissima la rosa che aveva i giocatori ai tempi. Ecco, quant'è e qual è il contributo di Jimenez a questo Petrarca, Manny? Credo sia fondamentale, nel senso che credo sia stato fondamentale, nel senso che ha davvero portato probabilmente una consapevolezza, un modo di lavorare a questo gruppo così giovane e a degli interpreti poi davvero giovani in ruoli delicati, come i piloni. Abbiamo visto la prima linea di Petrarca è stata davvero dominante con quasi tutte le squadre in campionato e credo che il lavoro di Menez sia stato fondamentale in questo. Gli anni scorsi probabilmente in cui c'è stata una successione di allenatori, Santa Maria, Allori prima, hanno fatto anche loro, credo, un ottimo lavoro, ma con giocatori diversi, che magari avevano un po' più di esperienza, lo stesso Santa Maria quando giocava, Rizzo, Swanepoel l'anno scorso, giocatori di esperienza che già sapevano un po' il fatto loro. Quest'anno con tanti ragazzi giovani, adesso sta giocando Asa, pilone destro nel 2001, e stanno comunque mettendo in difficoltà anche squadre come Gadana, sabato scorso, domenica scorsa, quindi penso che soprattutto per quello che è i drive e le mischie, siano Jimenez abbia fatto davvero un gran lavoro e sia stato fondamentale il suo apporto, sì. Quindi Pippo, Jimenez, Tito Tebaldi, Lyle, chi nello specifico ha dato un peso maggiore o spessore diverso? Ma mi viene da dire Jimenez, perché conosco bene Victor e sono d'accordo con me. È veramente un bravissimo allenatore che sa tirare fuori il meglio dai propri giocatori. È molto bravo nel dare la carota e nel dare qualche bastonato ogni tanto. E
e quindi si è vista la sua mano, proprio questa consapevolezza anche che i ragazzi hanno raggiunto e questa anche pragmaticità, si dice, ecco, derivino dall'approccio che ha portato Victor. Tra l'altro Victor è arrivato a Vedana l'anno dopo di me, quindi ho avuto modo di, vabbè, già lo conoscevo, ma ho avuto modo di avere su di lui dei feedback veramente molto molto positivi. È veramente un grande allenatore. Rovigo, come sta vivendo questa settimana? Sto cercando di viverla un po' come tutte le altre. È un obiettivo un po' che ci siamo posti anche quest'anno, nel senso che sappiamo che abbiamo dei punti nostri che ci appartengono, che devono essere indipendenti da chi andiamo ad affrontare poi nel weekend. Vogliamo partire prima di tutto da noi stessi e dal lavoro che stiamo facendo ormai da agosto su di noi. E ovviamente adattando qualcosa a seconda della squadra che andremo ad affrontare, però stiamo vivendo la settimana abbastanza serenamente, cercando di concentrarci in primis su quello che vogliamo fare noi, e pensando anche però ovviamente a come possiamo mettere in difficoltà il Petrarca. Pippo, tu come la stai vedendo? Io ricordo quando le settimane del derby, anch'io cercavo ovviamente di farle vivere ai ragazzi, soprattutto quelli di Rovigo, come settimane normali, dando delle priorità. La priorità che davo era che si parlava di una partita di rugby, era una partita di rugby, punto. Seconda, ovviamente, se non una partita di rugby, metteva in palio dei punti in classifica, dovevamo fare questi punti per arrivare, ai playoff. E poi alla fine, sì, alla quarta mettevo il derby, ma la mettevo come quarta o quinta priorità, ecco, nell'arrivare al sabato a giocarla. Comunque, insomma, lo sappiamo, si dice che è una partita come le altre, ma alla fine voglio da dire al gelataio che c'è lì di fianco al Duomo, non so, Sì, o al barista in piazza. c'è da dire anche poi che questo è un anno veramente stranissimo, nel senso che a parte tutto il fattore pubblico, infatti è un pensiero che non abbiamo esposto la settimana scorsa, ma era un po' nelle nostre teste, a dire se Rovigo ha perso col Petrarca in casa, pareggiato col Valorugby, chissà con Calvisano, perché lì andavi veramente a pesare ancora di più l'elemento assenza pubblico, quanto poteva influire nelle sfide dirette, no? Quindi forse l'assenza del pubblico va a sollevare un po' questa, chiamiamola, pressione? Ma Magari anche devo nel dire, contatto esterno, forse, no, devo no? dire soprattutto nel derby di andata che abbiamo giocato qua, che abbiamo perso, è stato un clima un po' surreale, soprattutto all'inizio, prima che cominciasse la partita, perché ti sembrava quasi un'amichevole, una di quelle amichevoli di prestagione in cui non hai pubblico, perché tanto a Rovigo ci sarebbe stato comunque anche in un'amichevole prestagione, ma in cui comunque sì, gli obiettivi sono altri. E quindi c'è stata questa sorta di clima un po' surreale. Poi devo dire che mano a mano che la stagione va avanti ci fai un po' l'abitudine, purtroppo, nel senso che sei solamente concentrato sulla partita, sei concentrato su quello che devi fare in campo, e quello che è l'ambiente esterno, se non ti dà stimoli, se non ti dà determinati input che te li può dare solamente il pubblico, diciamo che ti ci abitui, purtroppo. E te li devi trovare da te, insomma, no? Sì. Pippo, cosa ne pensi di questo? No, va da sé che se dobbiamo trovare una squadra penalizzata dall'assenza del pubblico, penso che la più penalizzata di tutte possa essere Rovigo, perché non è indubbio che il calore che senti quando giochi ai Battaglini è unico, però penso che l'abbiano portata via abbastanza bene i ragazzi, perché comunque sono lì, al secondo posto, con dei play-off da giocare e con tutte le chance per poter arrivare a questo scudetto. Manny, quanto è diverso questo, diciamo, questo incontro contro il Petrarca rispetto al passato, magari rispetto al primo anno che eri qua? Magari una parte anche del tuo Petrarca forse non c'è più, sono cambiati i giocatori, sono cambiati gli interpreti. C'è qualcosa che ovviamente senti, ma forse è un po' diverso rispetto al passato, oppure a livello emotivo è quello? È un po' diverso, non lo nego, perché tanti ragazzi con cui ho giocato assieme e contro cui ho giocato l'anno scorso non giocano più. Penso a Saccardo, penso a Rizzo, penso allo stesso Ragusi che adesso è a Calvisano, ragazzi con cui ho giocato davvero tanti anni. E
E adesso, come dicevi anche tu, gli interpreti sono diversi. Sicuramente c'è ancora un fattore emotivo che mi lega anche a quello che è Petrarca e quello che ho vissuto in tutti quegli anni. Però dentro di me, anche l'anno scorso, ho sempre cercato di vederla come una partita di rugby, semplicemente come una partita di rugby, anche perché non hai bisogno personalmente di pensare, di cercare determinate motivazioni perché vengono da sole. Ecco, facciamo una cosa, andiamo a sentire il rumors che arrivano dagli altri campi del Peroni Top 10, poi rientriamo per l'ultima parte di Rugby House. Fiamme che tornano a giocare in casa sabato alle 15 dopo lo stop forzato della scorsa settimana, annullata la partita con il Colorno per positività al Covid di alcuni giocatori. Fiamme Oro che incontrano il Viadana in una partita che ha significato soprattutto per l'orgoglio e per la voglia di riscatto per la squadra di Green. Chi avrebbe detto a inizio stagione che i favoriti sarebbero stati i giocatori del Viadana con le Fiamme Oro che avevano dichiaratamente puntato ai playoff? Una stagione, come detto, incolore per i Cremisi che devono però lavorare per il prossimo anno per creare quell'amalgama tra giocatore, staff e Green che non sembra ancora essersi creato. Padova contro Rovigo, prima contro seconda in classifica di questo top 10 segnato dal Covid, che veleggia ormai verso la fine della stagione regolare. A 4 giornate dal termine, 5 per i patavini che devono recuperare con Colorno, tutto neri e rossoblù, sono separati da 8 punti e vengono da successi importanti conditi dal bonus. La squadra di Casellato ha concesso il bis con Calvisano, battuto sul filo di lana come all'andata, ma questa volta al termine di un match ricco di meta e spettacolo. Chiuso sul 42-35 da una marcatura pesante dell'ex petrarchino Menniti Ippolito. La capolista allenata dai tecnici Marcato e Jimenez ha invece colto i 5 punti a Viadana, soffrendo un po' nel secondo tempo, ma dimostrandosi ancora una volta solida e quadrata. Sabato alla Guizza le due grandi squadre venete si affronteranno per la 169esima volta nel massimo campionato. Rovigo è sempre in testa per numero di derby vinti, ma il divario si è ridotto dopo la sfida dell'andata, che un po' a sorpresa ha visto l'Argos superare per 18-12 il Femici Z al Battaglini, dopo 9 anni di astinenza. In quel caso fu la grande difesa e il cinismo in zona punti a fare la differenza per Trotta e compagni, con i bersaglieri che invece non riuscirono a tradurre in vantaggio il maggior possesso palla ed un lungo forcing finale sulla linea di meta. Nel frattempo le due squadre sono cresciute, seguendo percorsi diversi ma rimanendo sempre saldamente ancorate ad alcune basi fondamentali del loro gioco. Se da padrone di casa e capolista, ancora imbattuto, il Petrarca appare leggermente favorito. Il pronostico è in realtà assolutamente equilibrato, visto che Rovigo è in fase di crescita e vuole pareggiare i conti violando l'Argos Arena. Si preannuncia grande battaglia sia in mischia chiusa, sia in touche, sia soprattutto tra gli uomini di terza linea, che da una parte e dall'altra saranno chiamati a fare la differenza sul punto d'incontro e attorno ai raggruppamenti. Sicuri assenti tra i tuttoneri Manni, uscito dolorante a un ginocchio dalla sfida di Calvisano, e l'ex di turno Pavesi, fermo da alcune settimane. Mentre potrebbe rientrare in tempo il carismatico e padovanissimo Nostran. Tra le file dei rossoblù potrebbe invece pesare l'assenza di Canali, riproponendo la difficile scelta sul quarto straniero da lasciare fuori. L'ultima volta è toccato a Momberg, uomo che in un derby d'Italia però casca sempre a fagiolo. Si gioca alle 15, con la consueta diretta streaming sui social della FIR, sotto la direzione dell'arbitro Liperini di Livorno, assistito da Bottino di Roma ed Erasmus di Treviso, quarto uomo, russo di Milano. Bentornati in studio Rugby House, Settimana Santa, però noi vorremmo capire da Pippo cosa ci fa qua Rovigo. Pippo, spiegaci un po', perché è Sì. una, diciamo, è una cosa secondo me molto molto bella quello che è successo. Sì, allora, Umberto da sempre lo ritengo uno dei migliori allenatori italiani, secondo me lo ha confermato anche facendo quello che ha fatto con me. Semplicemente così parlando è saltato fuori che io mi sono appassionato particolarmente al breakdown. È un qualcosa in cui mi sto cercando di specializzare, ho avuto purtroppo tanto tempo negli ultimi 12 mesi per farlo e quindi da cosa nasce cosa gli ho fatto vedere alcune cose, alcune clip, come mi piace lavorarlo, come lo lavoro, quali sono secondo me i vantaggi che puoi avere facendo determinate cose, a lui sono piaciute e ho detto
ci vediamo un giorno, vieni un giorno a Rovigo a farmi vedere questa cosa. L'ho presentata ai ragazzi, penso che anche ai ragazzi sia poi piaciuta. E da lì, dopo quella volta, sono stato io a chiedergli Umbe, ma ascolta, se tornassi anche mercoledì prossimo, poi mercoledì è diventato anche giovedì dopo, così ormai penso che sia 5 o 6 settimane, che una volta a settimana mi dà questa opportunità. E davvero lo ringrazio tanto e la dice anche lunga sul tipo di persona e di allenatore che è, perché comunque. Da questo confronto è nato un qualcosa che secondo me lui ha capito che poteva far bene alla squadra e non ci ha pensato due volte, ecco, a tirarmi dentro e a farmi portare avanti questa cosa. E, come ti dicevo, sono 12 mesi in cui mi è mancato tanto a me il preparare le partite, l'avere un avversario che magari verifica tutto il lavoro fatto in settimana. E quindi davvero lo devo ringraziare tantissimo per quello che ha fatto per me in questi 2 mesi ormai, perché sì, diciamo che ho un obiettivo per il fine settimana, che ora sai, faccio praticamente poco e niente, però insomma mi ha dato una grande mano anche per confrontarmi con un livello diverso, con un livello da solito. È vero che c'è stata una certa emozione la prima volta. Sì, davvero, mi sono sentito uno scemo perché avevo questa presentazione da fare ai ragazzi e mi si è quasi rotta la voce, mi sembravo, sì, mi sentivo fuori luogo, anche perché mi sono detto, ma io che dico queste cose a loro, che comunque io sto allenando in Serie B, i ragazzi sono con un livello, con una preparazione completamente diversa da questi. Ho avuto un po' sì, di emozione, penso però probabilmente dettata dal fatto che tornavo a Rovigo per la prima volta dopo tanto tempo. Quindi, sì. Poi è stato bello, poi ho preso coraggio, via. Adesso li chiamo per soprannome tutti. Via. Ecco, poi tanto i nomi li conoscevi perfettamente. Manny, c'erano un po' di domande per te. Allora, caro Ami, questa roba dell'Ami la trovo abbastanza spesso, vorrei capire se vuoi dirmelo. Vuoi sapere com'è l'ambiente spogliatoio confrontandolo anche con le precedenti annate? Non cambiare mai. Allora il discorso Ami deriva dal fatto che sono le mie iniziali, Andrea Menniti Ippolito, perché ce l'ho Ah, sulla borsa, ho le iniziali, quindi Ami, ok. e giustamente i miei compagni di spogliatoio hanno pensato bene di farne uno sfottò, diciamo, e Ok. diventa questo ritornello che adesso ogni volta che entri in spogliatoio, Ami, 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 la più classica. E poi chiedono che rapporto hai con i piedi e che trauma hai avuto da piccolo? Altra ennesima presa in giro dovuta al fatto del gioco al piede, il piede, soprannomi sul piede d'oro, tutte queste cose qua, tutte. Ok, cos'è lo spogliatoio? Sì. Poi, ciao Andrea, ti volevo domandare qual è lo scherzo peggiore che ti abbia mai fatto un tuo compagno di squadra. Grazie in anticipo. Allora, scherzo peggiore mai ricevuto da parte di un compagno di squadra, da parte di Vincenzo Delfino Sì. al Petrarca, pallonatore, Pilone. pilone, Pallonatore, sì. sì. Che un bel giorno, non mi ricordo cosa, forse era stata una classica battaglia di scherzi in spogliatoio, e ha deciso di vincere la guerra definitivamente, versandomi tutto l'olio della raccolta, l'olio raccolto dalle scatolette del tonno, una bottiglia intera, sul parabrezza della macchina. Che è andato nelle vaschette, che è andato nel motore, e quindi l'ho dovuto portare dal meccanico e dal carrozziere per dare una bella pulita. Sì, simpatico sul momento, poi Il quando mi giusto, sono reso insomma. E conto, insomma. poi dicono: Ciao Ami, volevo sapere com'è nata la tua passione per il PC gaming, quali giochi ti piace fare con i tuoi amici nel tempo libero. Un abbraccio, un tuo fans. Sì, altra presa in giro, nel senso che non ho propriamente l'aria da nerd, ma mi piace tanto giocare al computer, stare dietro al computer con l'ambito tecnologico, è Ok. uno degli hobby. E poi c'è Lazza che dice che quando torni dai Regaz di Rubano. I ragazzi di Rubano ho mantenuto un grandissimo rapporto con tutti i ragazzi con cui ho giocato in giovanile, di cui tuttora sono grande amico, ed è sempre un piacere ogni tanto andare
andare a trovarli ai campi di allenamento. Ecco. Ecco, ma io non mi ricordo se ne abbiamo parlato privatamente o l'hai detto a Rugby House l'anno scorso, parlavi di sfottò, no? Quindi lo sfottò più, diciamo, interessante che ti hanno dato qui al Battaglini quella volta che eri biondo, com'è Sì, che non credo si possa ripetere, era? Non però si può ripetere, va non si bene. può ripetere, Ok. però sì. Va bene, allora passiamo ancora a un altro tifoso. Dice: complimenti per la partita. Ho notato che avete avuto più profondità nel passaggio della palla. Dico bene? E mi raccomando, sabato fate un bel scherzetto ai neri in modo da mettergli qualche dubbio. Quindi Alvise dice questo, confermi? Sì, diciamo che sappiamo che le squadre di Gianluca Guidi difendono bene e lui tendenzialmente vuole dare una squadra una difesa abbastanza aggressiva, che vada a togliere spazio all'attacco avversario. Di conseguenza, per cercare un po' di sfruttare quello spazio a largo che si crea, hai bisogno di maggior profondità per poter distribuire e passare il pallone. Questo sì, alle volte può non darti la possibilità di guadagnare la linea del vantaggio, però quando appunto c'è una difesa molto aggressiva, avere quel passo in più di profondità e avere quel tempo in più per ricevere e passare il pallone, può davvero fare la differenza tra poi prendere un line break e mettere difesa veramente in difficoltà. Poi Paolo dice: complimenti, siamo fortunati ad averti con noi. Andiamo in Itipolito, tanta roba e non dico altro. E poi dicono il mio Samoa, perché prima di Ami c'è Samoa, mi sembra di vedere, no? Sì, E questo questo arriva soprannome affibbiato a Rubano ancora, a ma Rubano. sì, quando ero addirittura in Under 8, Under 6, Under Ah, 8, quindi di lungo corso sì, proprio, di lunghissimo corso. E poi depositato. a Rubano è rimasto Samoa fino. Quindi se quando leggiamo Samoa è Rubano. Sì, è Ok. riferito a Rubano. No, Sì, perché sì, sì. voi capite queste cose qua, no? Perfetto. Pippo, noi ridiamo, scherziamo, tu sai l'ambiente di Rugby House, lo conosci molto bene. È ovvio che avere un ex Petrarca a Rovigo come è stato Manny è stato, insomma, un passaggio abbastanza, dai, significativo. Manny però ha fatto un post l'anno scorso, a fine campionato, in cui, insomma, ha celebrato un po' questa esperienza, come insomma, un'esperienza comunque piacevole, paragonando le due realtà, dicendo che intanto sì, sono diverse, ma in fondo non tanto, Neanche no? troppo. Neanche troppo. Adesso che hai avuto altre esperienze, Pippo, comunque Via Dana, questo nuovo progetto legato al CUS Milano, che comunque parte, è bello anche dirlo magari a chi pensa che il rugby sia solo Rovigo, Petrarca, Treviso, no? Ci sono delle realtà in giro per l'Italia che sono assolutamente da lodare e da, come posso dire, tenere in considerazione, perché i numeri che ha il CUS Milano sono numeri incredibili. C'è un progetto legato a Milano in diversi quartieri. Ecco, Sì. come si vive là sta cosa? Questo volevo capire. Ma no, logico che il progetto del CUS Milano ha magari l'ambizione di arrivare ad essere un qualcosa di vicino magari a quello che sono adesso Petrarca Rovigo negli anni, un progetto a lungo termine. Il fatto che mi sia stato presentato ai tempi da Diego Dominguez mi ha fatto capire che qualcosa di insomma, era credibile, quantomeno credibile. Avevo conosciuto il presidente, mi ha confermato queste cose. Milano, quello che ho trovato a Milano è un posto con delle potenzialità incredibili. A livello numerico abbiamo dei numeri davvero, davvero importanti, a livello di mini rugby, a livello di rugby femminile, ha investito tanto su quello che è il rugby Ci sono anche delle femminile. convocate nazionali, mi sa. Abbiamo, sì, al momento abbiamo tre ragazze nel giro della nazionale, Giulia Cavina, Maria Magatti e la Laura Paganini. E abbiamo l'under 18 femminile, under 16, 14. Addirittura potremmo fare de delle squadre femminili anche le mini rugby, sai che però fino all'under 12 giocano tutti insieme. E da qui, insomma, da questi numeri, ecco, hanno ragionato sul fatto appunto di provare a dare un certo tipo di impostazione al club e porsi degli obiettivi che magari con la prima squadra, quello di arrivare nel top 10, ci eravamo dati 3-4 anni, purtroppo, insomma, quello che è successo ha Grazie. allungato i tempi, ma non ha cambiato la cosa, ecco, bella è che non sono cambiati questi obiettivi. La volontà e gli investimenti che sta facendo il club sono in questa ottica. E la prima cosa che hanno voluto fare appunto è stata quella di investire sullo staff tecnico,
Ovviamente sono stato onorato di essere stato scelto da Diego. Insomma, il fatto che lui abbia pensato a me con tutte le persone che conosce mi ha fatto molto piacere. E ci siamo strutturati bene a livello tecnico. Il prossimo investimento è quello sulle strutture. Stiamo lavorando sul nostro nuovo centro di allenamenti, che è un qualcosa che, in cui siamo veramente carenti come club, quello. Non abbiamo una nostra clubhouse, ci manca un po' avere una casa, ecco, una cosa che sta mancando adesso al CUS Milano. Abbiamo tanti campi in giro per la città che arrivano proprio dal progetto che Diego ha portato avanti con il nostro sponsor Mediobanca e con l'amministrazione comunale di Milano. Si chiama Progetto Insieme ed è un progetto che ha riqualificato zone veramente lasciate andare. Un campo in via Padova era adibito a discarica, cioè praticamente una discarica abusiva, completamente bonificato. Adesso abbiamo un campo più altri due campetti nuovi da mini rugby, con la possibilità di avere un piccolo parco per genitori e bambini. Insomma, adesso il mini rugby è nato come Progetto Insieme, adesso sta diventando la casa del nostro mini rugby questo. In più ce n'è stato un altro a Quarto Giaro, che è comunque un quartiere difficile. Quest'anno ne abbiamo aperto uno a Baggio, altro quartiere un po' difficile. Insomma, l'idea è stata quella di portare il rugby nelle periferie per dare un'opportunità reale e concreta a bambini che magari avevano poche alternative. E questo, insomma, alla fine sta portando i suoi frutti, perché comunque da questi progetti sono arrivati anche tanti bambini per le nostre squadre, per le nostre under. E comunque realmente, insomma, nel sociale hai fatto del bene alla città, hai fatto del bene alle persone, hai fatto del bene a dei quartieri che si sono comunque trovati delle aree, perché poi queste aree sono aperte a tutti. E ultima cosa, è un qualcosa di completamente gratuito per queste famiglie. Quindi, insomma, da lì speriamo di tirare su tanti numeri. A livello di seniores, mi sono allenato anche, ci siamo allenati anche con 80 giocatori sul campo. Quindi è stato un bel... A inizio stagione soprattutto, insomma, è stato un po' complicato da gestire, però veramente siamo saltati fuori bene, abbiamo dei buoni numeri. L'Under 18 partecipa al campionato Elite, l'anno scorso tra l'altro anche nelle prime posizioni. Ripeto, il potenziale c'è, la qualità c'è, perché ho scoperto giocatori veramente. Io onestamente sono arrivato lì, ragazzi, non conoscevo praticamente nessuno. Insomma, era una categoria che... Sì, non facevo in tempo a seguire, ecco. Però Diciamo proprio che tu ti sei sempre appassionato molto del progetto. sì, Perché quando sicuramente. sei arrivato a Rovigo c'era un progetto, a Viadana c'era un progetto. Al CUS è stata una scelta forte, parlo da esterno, no? Però conoscendoti sapevo che c'era qualcosa sotto, nel senso non era, era un piano di sviluppo che tu dovevi curare. Effettivamente l'anno scorso ovviamente Rovigo insomma, ho dovuto accettare quanto successo, la prima in classifica, ma per il CUS è stato praticamente lo stesso, no? Sì. Avete dovuto rimandare, come dicevi. Purtroppo sì, abbiamo rimandato la promozione, che era praticamente cosa fatta, anche perché in Serie B l'anno scorso non c'erano playoff da fare. Arrivando primo eri automaticamente promosso in Serie A, e diciamo che sì, avevamo vinto tutte le partite con una media di 50 punti a partita e solamente 9 subiti, quindi sì, diciamo che stava andando molto bene. La domanda che ti faccio è, diciamo, a livello di movimento italiano si è sempre discusso sul perché il rugby non riesca a trovare, diciamo, un ruolo centrale nelle metropoli. In questa tua esperienza milanese, qual è la lettura che dai? Ma la prima cosa che mi viene in mente è che le grandi città sono un po' troppo dispersive. Come ti dicevo, il nostro punto debole è che ci manca una casa. Per esempio, la SR e il Parabiago, che sono altre due realtà milanesi che sono comunque in Serie A, quindi in una categoria superiore alla nostra, secondo me sono riusciti ad ottenere quello che hanno, perché hanno veramente hanno una casa, sono riusciti a darsi un grande senso di appartenenza ai membri del loro club. Hanno una bellissima clubhouse, campo di sintetico, Due comunque bellissime strutture, possono, sono entrambe. due bellissime strutture. Quello che magari però non riescono a offrire al resto della città è che uno che sta in zona San Siro difficilmente andrà a giocare All'idroscalo. all'Idroscalo. E questo è, come ti dicevo, è il nostro punto debole, però è il nostro magari punto di forza sul reclutamento, perché noi con questi campi riusciamo più o meno a coprire diverse zone della città. Il nostro stadio è il Giuriati, un altro fiore all'occhiello che abbiamo è questo, che il CUS Milano gioca al Giuriati, che è uno degli stadi più
qui avete il Battaglini, ma penso che a livello di stadi iconici, giuriati, ecco, Certo. abbia un posto importante, ecco, in quelli che sono gli stadi d'Italia. Tra l'altro adesso è appena stato rifatto, lo inaugureremo in aprile, adesso speriamo. L'idea era quella di fare un torneo a 7, un amichevole magari con l'SR così, però è tutto in forse, c'è questo punto interrogativo dovuto al Covid purtroppo. Però È una bella esperienza, ci sì, è una sta bella dando. esperienza, sì, come ti dicevo, ecco, una cosa a cui stiamo pensando adesso come club, con l'elezione di Innocenti, che ha fatto uno dei suoi cavalli di battaglia, questa Superlega, ha parlato tanto di voler organizzare questa Superlega, alla quale parteciperanno squadre non su meriti sportivi, ma rispettando determinati parametri, penso che sicuramente è nell'interesse di chi organizza Superlega avere una città come Milano che prenda parte al campionato, così come Roma, non so, Torino in Piemonte stanno lavorando bene. Ci sono tanti club anche là, sì, Sì, effettivamente. quindi La Superlega. vedremo nei prossimi anni. Ecco, noi abbiamo Speriamo, iniziato. speriamo arrivi presto questa Superlega, nel Noi senso abbiamo che iniziato. deve essere una bella esperienza che riporti un po' quanto fatto nell'era pre-celtica, no? Che c'era la Sì, Lega, sì, sì. c'era una serie di attenzioni che non sempre riusciamo ad ottenere. Ottimo, io penso che siamo giunti al termine dell'ora a nostra disposizione. C'è poco da aggiungere. Sabato c'è Rovigo Petrarca, sfida numero 169, derby d'Italia. L'altro è il derby italiano, ma insomma l'avete ben capito. Manny, grazie per essere stato con noi. Pippo, Grazie a voi, buona serata a tutti. è stato bellissimo riaverti in mezzo a noi. E Grazie, noi ci vediamo la settimana prossima, sempre ovviamente, sempre con Rugby House a partire dal martedì, eccetera, eccetera, eccetera. Buonanotte.